Puzzi? Dica. Cosa stai facendo? Questa mattina cosa ti tiro giù. Invece di dormire. Cazzo. Perché non stiamo tutti nel letto questa mattina? No, oggi no. Cazzo, bossi tu. Io sono di Viola, sono fiorentino, vado a Firenze, di Firenze. Che cazzo c'è? Dove vado a confessarmi stasera? Cerchiamo di comportarci bene perché... di Trump, penso che da domani brinderò, boh, non so che cosa. Hey survivor, don't close your eyes, take advantage, sliding all the night. Hey survivor, finalmente time runs so far away.
sul nostro pullman fuori dall'autostrada, che si chiama Matteo Salvini, molto molto strano, però siamo felici perché non è arrivato uno che si chiama Renzi. Bravo. Se no l'avremmo mandato a fanculo. Una giornata positivissima per il nostro movimento, per tutti il centrodestra e per il no. Secondo noi Renzi credo che sia stato messo all'angolo ormai, no? Anche a Firenze, in casa sua, oggi eravamo tantissimi e io spero che oggi sia stato un preavviso di sfratto, perché poi il 4 vogliamo dargli un sfratto esecutivo, mandarlo a casa, perché è un governo che ormai si regge sui voti di parlamentari eletti dal centrodestra, che adesso ha cambiato casacca. Quindi un governo inconsistente, un governo inesistente, che con questa riforma strampalata vuole cercare di restare in sella e quindi di prendere vigore, ma a nostro parere ormai Renzi ai giorni contati. Mi piace perché ho visto veramente che qualcuno si sta svegliando e ho visto anche quattro pullman nel Trentino e no, rido perché cavolo, rido per la contentezza. Quattro pullman del Trentino, che in Trentino io ho parlato con ragazzi giovani. Dove è Rovereto? Riva del Garda, che comunque in Trentino la Lega a poca presa, ma a parte fa fatica, non ci sono rappresentanti, non si presentano, quindi sono sempre i soliti che girano, o liste civiche o comunque PD o tutti questi, e quindi di conseguenza sono ben contenta che ci fossero questi quattro punti. Comunque è stata una bellissima giornata. Si dica qualcosa sulla giornata odierna. Quello che penso della giornata odierna è riassunto da questa immagine del semplice fatto che quello miracolo che è accaduto negli Stati Uniti, in cui sono riusciti da bravi cittadini a sconfiggere quella che era, come dire, il pensiero comune di una politica, di una finanza, hanno mandato a casa quello che era il futuro per tutti
tutto il mondo capo degli USA, in realtà sono riuscite ad eleggere Trump. Così sarà quello che faremo in Italia. Un primo passo decisivo sarà senz'altro questo referendum in cui diremo un bel no, ma poi ci saranno quelli successivi in cui anche in questo caso, anche in Italia, il potere andrà al popolo. E oggi è stata una bella giornata dove il popolo della Lega si è ritrovato in una bellissima manifestazione con un contorno di una piazza veramente bella. E a proposito della manifestazione di oggi, vorrei ringraziare il gruppo di Brescia, la sezione di Brescia Centro, in particolare Gian Pietro, Luciano e Giorgio, che si sono impegnati per realizzare una bella gita, un bel fuori porta, insomma, nel segno della Lega Nord. Di qualcosa sulla giornata di oggi. Cosa devo dire? Sì, ma alzano un po' quella telecamera lì, sembra che mano il pene. Cazzo. Rimanendo in tema, ecco. Il pene o il cazzo? Il pene cazzo. No, questo non è il cazzo. Dai, no, lascia. Cosa ti ha colpito di più? Il discorso di Salvini, il discorso della Meloni? Solito è sempre il discorso di Salvini il migliore. Poi devo essere sincera, non lo so, ho sentito tutti i discorsi, sono andata anche in giro per Firenze. Anche io, brava. Meritavano, potevano andare a vederla. Benissimo. Diciamo che Preuss e quinto la Meloni è quelli più importanti. Sì. Come meritavano anche i sindaci. Perché partito eravamo lì, ti ricordi? Mi sembra la Lega. Va bene, ok. Sbagliato, eravamo lì per il PD. Accidenti, per il PD. Un po' bastardo. Ho sbagliato. Vabbè, dopo va. Il PD vanno a nominare. Va bene. È stato che inizia a prudermi un po' ovunque, sì.